Dovete sapere che prima di partire per il mare mia moglie mi ha lasciato della ricotta vaccina, sono circa 350 grammi e allora mi sono chiesto che cosa potrei mai fare con la ricotta vaccina, non lo so, cosa c'entra col barbecue, io non sono dopo tutto un mago. Poi fortunatamente su Barbecue Surprise ho trovato una ricetta, la ricottina con l'oliva taggiasca e le punte d'asparago. In attesa di trovare le punte d'asparago, ma forse qualcosa ho grazie all'azienda Macara, visto che di asparagi non è esattamente stagione, trattandosi di agosto, settembre, insomma, questi mesi qua, però i tortini riusciamo a farli. Allora, andiamo a vedere gli ingredienti. Ovviamente l'ingrediente è il cavalletto. 320 grammi di ricotta vaccina, 60 grammi di parmigiano grattugiato, poi mi serve la scorza di un limone, non trattato. Io l'ho maltrattato togliendo la scorza, però lui non è trattato. E poi mi serve anche un filo d'olio. Andiamo subito a lavorare tutti i nostri ingredienti, ricordandoci che dobbiamo partire ovviamente da che cosa? Dal limone, manco a dirlo. Io sto andando a preparare gli ingredienti, poi ne proverò uno e gli altri li farò stasera. Il gioco è tritare il più finemente possibile la scorza del limone. Ecco fatto. Ovviamente non si tratta di una grandissima tritata perfetta, precisa da chef, quindi andiamo ad aggiungere. Ok. Il nostro bel limone. Poi aggiungiamo anche il nostro parmesan e in ultimo un bel giro di olio. Adesso si va a schiacciare bene bene. Qui velocizziamo un attimo magari. Soprattutto prendiamo un recipiente più grande. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. E anche un pizzichino di pepe. Andiamo a mescolare. Ecco fatto. Adesso mi serve un coppapasta e devo fare le mie formine. Visto che però io un coppapasta non ce l'ho, vado a utilizzare questo. Vediamo se riusciamo a fare quello che ci stiamo prefissando. Ricordo che questo è di prova, eh. Mentre io vado a salvare il resto del composto, questo lo lasciamo qui e adesso accendiamo il barbecue. Come vedete, ho messo un foglio di carta forno e ho acceso il barbecue, il Weber Q3002, a calore medio. Adesso vediamo se c'è la magia. La magia sembra esserci. Lascio cuocere il mio tortino per 3-4 minuti. Allora, sono passati 4 minuti e la mia ricottina è diventata così. In buona sostanza un cupcake, un po' sformatina, se devo essere sincero. Vado a guarnire il mio piatto, per cui uso qualche asparago verde che mi aveva mandato l'azienda Macara. E metto a fianco anche qualche oliva taggiasca. Il mio piatto è pronto, estremamente semplice, estremamente facile, vediamo se è anche estremamente buono. Allora, prima vado a mangiarmelo un pochino così. Ragazzi, è ottimo, altro che balle, ora lo mangio tutto secco. Mettiamo insieme un ultimo assaggio. Ragazzi, una cannonata. È una cannonata perché sento i pezzettini di limone che mi danno la croccantezza, la scorza. La ricotta si sente bene con il parmigiano,
non c'è tanto olio, ottimo il connubio con gli asparagi e con le olivette algiasche. Direi o un dessert atipico o anche un antipastino eccellente. Aspetta. Wow. Farete breccia sicuro. Commenti e insulti qui sotto, probabilmente senza risposta. Domande a info@bbq.it. Foto dei vostri barbecue a il Bordons su Direct via Instagram naturalmente. Noi ci vediamo al prossimo video.